Palazzo Ricci a Macerata ospita una delle più ricche collezioni d'arte del XX secolo. Purtroppo l'emergenza Covid degli ultimi mesi ha costretto l'organizzazione a fare una chiusura e oggi noi siamo in qualche modo costretti a fare anche di necessità virtù. Siamo qui per fare una visita virtuale, per cercare di dare un'idea della ricchezza che è stata fino a un certo tempo possibile vedere di persona e oggi soltanto attraverso un sistema di carattere elettronico. Speriamo che nel tempo futuro, a breve, questo che oggi facciamo in termini virtuali si trasformi in una bella esperienza per qualcuno che abbia voglia di venire a visitare questi capolavori dell'arte del XX secolo. Non ci resta che cominciare la visita. Saggio di Francesco Flora, grande italianista del secolo scorso, intitolato Civiltà del Novecento. Flora si è proprio misurato con i grandi cambiamenti della vita, dell'economia, della società, appunto, del secolo passato, cercando di trovare il bandolo della matassa di una, si potrebbe dire, trasgressione e insieme riconferma della tradizione. Ha parlato proprio di una civiltà del Novecento e ha parlato anche di un umanesimo della macchina. Credo che proprio questo tema, l'umanesimo della macchina, nel contesto della cultura del Novecento, sia il punto di partenza dal quale noi possiamo cominciare a vedere la collezione di Palazzo Ricci. È giusto cominciare da questa scultura di Medardo Rosso, grande artista vissuto tra 800 e 900, si intitola Ecce Puera, vedete che è come se fosse una crisalide, sembra in realtà l'ipotesi di tutte le forme possibili. Ecco, questo vogliamo darlo proprio come elemento essenziale di interpretazione. Civiltà della macchina, quindi innovazione straordinaria, ma anche tentativo dell'uomo di resistere a queste innovazioni cercando di dare una nuova forma compatibile proprio con la macchina stessa alla tradizione dell'arte. Credo che proprio Medardo Rosso in questo senso costituisca la crisalide da cui è nata gran parte dell'arte del XX secolo. Tramonto con due covoni di Gino Severini costituisce in pittura un po' il senso della crisalide che abbiamo visto adesso in Medardo Rosso. Qui, come si vede bene, si tratta di un paesaggio, quindi è il tema del vero che caratterizza l'arte italiana del XIX secolo, ma all'inizio del secolo successivo gli artisti non si accontentano più del vero, in un certo senso lo intensificano, lo rendono quasi più vero del vero, quindi i colori hanno una intensità straordinaria e che poi, per quel che riguarda in maniera particolare Gino Severini, si trasformerà poi nella estetica futurista con tutti gli elementi appunto di raccordo con la modernità. Un interessantissimo dipinto di Umberto Boccioni del 1910, questa testa di donna, sembrano sintetizzarsi le cose che abbiamo visto fino a questo momento. Da un lato c'è l'idea creaturale, come si può vedere, che abbiamo visto in Medardo Rosso, e insieme anche quella libertà cromatica che abbiamo visto già annunciarsi nell'opera di Gino Severini. È una sintesi che ci fa vedere appunto il tema del vero di natura totalmente trasformato secondo un linguaggio che è l'artista che impone a quell'oggetto stesso e che risente in maniera evidente proprio di certe esperienze già di avanguardia, clima francese e parigino in maniera particolare, come i Fauves, che avevano debuttato nel 1905 guidati da Henri Matisse. Un dialogo, si potrebbe dire, fra il linguaggio cubista, il monumentale linguaggio cubista e il dinamismo futurista. Soffici pare volersi muovere in questa dimensione con una grande padronanza di carattere pittorico e di carattere compositivo. Maledetti toscani, recita un famoso titolo di Curzio Malaparte. Lo dico perché, come Ardengo Soffici, l'innovatore che abbiamo visto adesso, anche Alberto Magnelli era toscano, anzi fiorentino, quindi toscano doc. Qui noi vediamo proprio la trasformazione di un tema che si potrebbe dire è profondamente toscano e popolare. È come se vedessimo da un lato il profilo di uno scaldino e ancora uno di quei vasi in ceramica che erano fatti appunto per, come in questo caso, accogliere dei pomodori, della frutta, qualsiasi cosa. Quindi è il vero dell'Ottocento che è completamente però trasformato
in una dimensione anche non prospettica, con questo sfondo che alleggerisce il peso degli oggetti e che ci fa sentire qui l'influenza non di Picasso come i soffici, ma di Henri Matisse, che cerca proprio di rendere gli oggetti quasi capaci di galleggiare da soli nello spazio. Come sporgendosi da una sorta di balcone futurista, possiamo vedere questo paesaggio bellissimo di Giacomo Balla. Ovviamente il paesaggio è riportato entro le misure mentali che sono tipiche della poetica di Balla, è una sorta di ricostruzione della natura e dell'universo compiuta proprio attraverso il futurismo. Un altro liberissimo interprete della poetica futurista, Fortunato De Pero, pagliaccetti del 1927 attestano anche di una dimensione ironica che peraltro è tipica di un certo futurismo e ci fanno vedere l'idea dell'uomo meccanico, che è una delle appunto scoperte proposte del futurismo, e insieme però una dimensione scenografica, teatrale. Va ricordato che Fortunato De Pero è stato uno straordinario, fra l'altro, anche scenografo. Le opere che vedete qui alle mie spalle sono opere dei primi anni 20 o ancora quest'uomo meccanico invece dei primi anni 30. In Ivo Pannaggi, che lanciò tra l'altro il manifesto dell'arte meccanica nel 1922 insieme a Vinicio Paladini e a Enrico Brampolini, va proprio ricordato anche un modo ironico che lo accosta, quindi anche Fortunato De Pero, di interpretare il futurismo, ma sempre con l'idea della macchina, con l'idea del dinamismo. Sono davanti a questo treno in corsa di Ivo Pannaggi, un'opera del 1922, ma non temo di essere travolto, perché il dinamismo di Pannaggi è in realtà coniugato con una sorta di straordinaria statica. Si potrebbe dire che spesso le opere di Pannaggi in questo senso sono una contraddizione in termini, quindi è un futurista, ma è un futurista che ha anche una sua dimensione, si potrebbe dire, di carattere metafisico. Questa astrazione prospettica del 1925 di Ivo Pannaggi si vede in un certo senso il compimento di tutto quello che si annunciava nel treno che abbiamo visto prima. Dopo questa lunga carrellata futurista, un po' colpevolmente mi appoggio, come non si deve mai fare ovviamente nei musei, per farvi vedere un'opera molto interessante di Gerardo Dottori. È un'opera del 1930 ed è Sole fra gli alberi. Gerardo Dottori è stato un interprete del futurismo importante perché, fra l'altro, nel 1929 ha lanciato il manifesto dell'aeropittura, cioè di una pittura che immaginava che il punto di vista sulla realtà fosse come quello di un aeroplano. Tra le tante pronunce che il futurismo ha avuto nel lungo periodo fra le due guerre mondiali sta anche quella che adesso ha dato il gruppo Boccioni, che è stato fondato a Macerata nel 1932. Interpreti all'inizio di questo gruppo sono stati Sante Monachesi e ancora Rolando Bravi, Fernando Paolo Angeletti e anche Vladimiro Tulli, di cui peraltro Palazzo Ricci conserva appunto opere di rilievo. Insieme a questi pittori che ho già citato va senz'altro fatto il nome di Bruno Tano, qui si conserva un'opera al Palazzo Ricci particolarmente bella intitolata Oasi, che è del 1935, e anche Umberto Peschi invece, prevalentemente scultore del legno, e qui noi troviamo infatti una aeroscultura di guerra del 1937. A un'opera celeberrima di Giorgio De Chirico, Le Muse Inquietanti. Si tratta in realtà qui di una copia eseguita da De Chirico stesso nel 1970. L'originale è del 1917 ed è, si potrebbe dire, il manifesto della pittura metafisica fiorita in Ferrara proprio nel corso della Grande Guerra. Questa è una sorta di iperpiazza, si potrebbe dire, sullo sfondo campeggia il castello Restense di Ferrara, ma insieme anche si vedono le ciminiere di una fabbrica e in primo piano ci sono le memorie proprio della Grecia, ci sono le colonne appunto antiche, c'è questo
strano personaggio a manichino seduto che diventa poi in realtà una sorta di marchio di fabbrica di De Chirico. Il tema del gioco e della piazza Giorgio De Chirico lo ripropone anche in questa veduta di Napoli del 1930, che ha quasi le caratteristiche di un teatrino popolare. Ecco, è un altro modo anche questo proprio per giocare con la memoria, per ricostruire, si potrebbe dire insieme, anche decostruire l'opera d'arte. Molto affascinante naturalmente questo gioco quasi al limite, che qui è portato proprio come se fosse una dimensione di prestigio, nel senso dell'essere capaci di muovere le cose nei termini più misteriosi e in un certo senso anche più elementari. Seguendo Giorgio De Chirico nelle sue straordinarie evoluzioni pittoriche in termini di gioco, ecco questo cavaliere sulla spiaggia, siamo nel 1934, e qui l'immaginario appunto mediterraneo, vogliamo dire ellenico in qualche maniera, emerge sempre anche se questa dimensione sospesa in cui le figure sono proprio metafisicamente al di là del tempo. Ecco la solarità interiore ed esteriore che è tipica del linguaggio di Giorgio De Chirico. Altro straordinario esempio di serissimo gioco metafisico, la pittura di Alberto Savini, fratello di Giorgio De Chirico, intellettuale finissimo, musicista, forse il vero ideatore anche della poetica metafisica, e poi anche però suo interprete come pittore, come si può vedere in questa papera del 1930-31 all'incirca. Qui si gioca veramente ancora di più che non si possa vedere in De Chirico con le forme. Qui c'è un collo di una papera che è montato su un corpo femminile, su tutte le dimensioni del sogno, delle metamorfosi, ma anche qui andando a vedere con sottigliezza si potrebbero vedere delle radici culturali appunto che vengono proprio dall'antico. E d'altronde questa idea dell'antico domina sempre nella visione moderna di Alberto Savinio, come in questo studio preparatorio per pittura murale che è del 1936, dove proprio si vedono delle forme che sembrano quelle di antichi guerrieri, e questo ci dà sempre il senso della contemporaneità a quale ho fatto accenno proprio iniziando a parlare della metafisica. A proposito del concetto di contemporaneità al quale ho fatto appunto riferimento prima, esso può essere anche applicato a un altro momento importante dell'arte italiana del dopoguerra. Questo dipinto di Leonardo Dutreville, questa testa d'uomo del 1921, ci riporta al clima del Novecento italiano di Margherita Sarfatti, che è stato un po' il movimento che ha sancito quello che si può chiamare, per quanto in maniera un po' impropria, il ritorno all'ordine. Questa testa di Dutreville sembra addirittura di vedere delle memorie quattrocentesche dell'Europa del Nord. E altri pittori del Novecento, italiani della Sarfatti, seguiranno in un certo senso sempre le loro memorie. A proposito di libertà di memoria, appunto un dipinto di Primo Conti, Cimabue e Giotto, che non potrebbe essere davvero più eloquente in base proprio al proposito di voler ricordare, di voler ritrovare anche il senso della tradizione italiana. Tuttavia in questo dipinto noi troviamo anche una presenza di memorie che si possono legare, oltre ovviamente all'antica pittura toscana, in maniera particolare alla pittura del 400, anche qualcosa che sa di Picasso, che ci riporta quindi al clima dell'avanguardia. Questo è il tema proprio della contemporaneità dell'arte del Novecento. È lo stesso tipo quindi di atteggiamento interiore e immaginativo che anche Giacomo Balla condivide in questo bellissimo ritratto del 1926, nel quale rivediamo delle memorie che sono memorie antiche e insieme magari che ci riportano anche all'Ottocento, forse
con qualche cosa di Giovanni Boldini e del suo modo di ritrarre la borghesia parigina del XIX secolo. Nessun artista del Novecento completa meglio questo discorso sulla memoria di quanto possa fare Carlo Carrà. Il dipinto che ho qui alle mie spalle, cioè madre e figlio, che è del 1933-34, è in un certo qual modo proprio la sintesi del percorso di Carrà. Se avessi il tempo di guardare con attenzione tutti i particolari, ritroveremo proprio la storia di Carrà. Ecco, Carrà proprio, si potrebbe dire, concepisce e lo dichiara, di fatto, in una lettera del Tecnico Soffici, tradizione e modernità come due metà. Quando l'una scende, l'altra sale, ma il movimento non è mai finito. È un po' simile, si potrebbe dire, a questa palla che vediamo qui, quasi come una dichiarazione di poetica, in cui appunto presente e passato non sono mai decisi nella loro posizione una volta per tutte. Dunque, davvero una dimensione di pittura da ricordare, da fare presente, anche per un certo suo sviluppo monumentale che risente dello spirito dei tempi. Siamo ormai all'inizio degli anni 30. Quella dimensione un po' monumentale che abbiamo visto nel dipinto di Carlo Carrà, quella donna sdraiata, sembra trovare una sorta di risonanza in questo grande dipinto di Mario Sironi. Bisogna tener conto soprattutto del tempo. Siamo, abbiamo detto, già all'inizio degli anni 30, qui le cose cominciano a cambiare. È un po' la fine della poetica del Novecento sarfattiano, è anche un momento, tra l'altro, della caduta progressiva in disgrazia di Margherita Sarfatti, che, non dimentichiamolo, andrà, dopo essere stata una madrina delle arti nel periodo fra le due guerre mondiali, in esilio nel 1938 per le leggi razziali. Ora, nel 1933, Mario Sironi, che pure era stato uno dei promotori del Novecento, lancia il manifesto della pittura murale, cioè pensa ad una pittura che, tornando alla dimensione enorme addirittura dell'affresco o addirittura del mosaico, si faccia in un certo senso ammonitrice da un punto di vista di valori che sono quelli del regime. Questo dipinto, questa composizione con queste figure femminili, risente di questa inquietudine. Mentre in Italia si sta andando con gli anni 30, nel corso degli anni 30, verso la catastrofe della guerra, quindi anche il rapporto fra l'arte e il regime fascista tende a cambiare, appunto nel senso monumentale che abbiamo visto prima con Sironi, ci sono però quelli che potremmo chiamare con Carlo Carrà dei microcosmi plastici in realtà, quindi delle forti individualità, come quella di Filippo De Pisis che abbiamo qui, che ho alle mie spalle, e quindi individualità nelle quali il lavoro sull'arte ha una dimensione di autonomia anche rispetto al contesto storico. In questo caso si vede qui nella Natura morta con bottiglie e vasi del 1934 questa dimensione intima, interiore, bellissima però dal punto di vista del linguaggio adottato da Filippo De Pisis, con delle dimensioni anche, si potrebbe dire, di sottigliezza quasi neo-alessandrina, come in questo ragazzo con Cocò del 1941, in cui si vedono anche in questo, insomma, certe inclinazioni di Filippo De Pisis appunto nei confronti dei ragazzi e nei confronti di questo mondo un po' incantato, che è un po' una traduzione di un meraviglioso che De Pisis aveva già condiviso a Ferrara, egli era proprio di Ferrara, con De Chirico e con Savinio e con Carrà al tempo della metafisica. Altro microcosmo plastico a contatto con la realtà quotidiana, fino a farne una dimensione addirittura metafisica in rapporto agli oggetti, ecco, è quello di Giorgio Morandi, presente qui con un'opera come questa, cioè il vaso di rose, che però è del 1947, ma che attesta comunque di una presenza che ha questo stile praticamente a partire dal 1919-1920, quindi una lunga storia quella di Morandi. Una bella occasione per vedere il linguaggio del grande maestro bolognese. Mm.
Altra opera di Giorgio Morandi presente nella collezione, questa Natura morta del 1962, quindi gli ultimissimi anni del maestro che sarebbe morto nel 1964, dove il clima rarefatto della quotidianità veramente arriva a un livello che sfiora quasi la dissoluzione, eppure ancora un'ostinata presenza. Sempre nel contesto di questa poetica dell'intimo, del privato, in sostanza che si sottrae quindi anche alle dimensioni della storia in atto, questa Natura morta con limoni di Felice Casorati, proprio del 1941, quindi quando è già cominciata la Seconda Guerra Mondiale. Ma questa riflessione è in realtà una riflessione molto profonda, è apparentemente privata, ma è oggettiva per quello che riguarda la natura e comporta anche di fatto una sorta di dichiarazione estetica o di poetica che è Casorati stesso a raccogliere in poche parole così espressive. Però valgono queste cose che gli scrive per anche Morandi o per De Pisis, ossia dice: poveri oggetti così cari, così vari di colorazione, di tonalità, di forma, così espressivi e così buoni, voi siete i modelli più docili e più esigenti degli artisti. Alcuni pittori che abbiamo trovato fortemente impegnati nel lavoro attraverso il linguaggio delle avanguardie, come Aldengo Soffici, nel corso degli anni venti e anche successivamente si sono dedicati a una sorta di ritorno alle origini, a casa. Ecco quindi che il toscano Aldengo Soffici si è dedicato a dipingere proprio questi paesaggi, anche questi hanno quel tono, si potrebbe dire, minore, che tende anche a riconciliare in realtà l'uomo e la natura. Anche Ottone Rosai, altro artista toscano che ha condiviso la stessa vicenda proprio di Aldengo Soffici, anche il passaggio attraverso il futurismo, approda di fatto a questo paesaggio toscano, anche se qui siamo già dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma diciamo che proprio il ritorno al paese, il ritorno alla terra contraddistingue l'opera di Rosai, come egli stesso dichiara quando dice: la mia terra profuma di terra, all'aroma speciale della zolla rivoltata di fresco. L'erba vi nasce umida e profumata, e anch'io ambisco a saper di terra, odorare di terra, essere di terra, tanto più di terra toscana. Di Ottone Rosai è presente in questa collezione di Palazzo Ricci anche questa tela del 1932. Qui si vede un certo pathos proprio vitale, ma legato anche agli aspetti minuti della vita, come questo cieco mendicante. Fa proprio parte in questo di una sorta di credo, anche da un punto di vista religioso, di Rosai, il quale era istintivamente portato non solo al contatto con la terra, ma anche con gli umili. Anche la scultura italiana in alcuni casi ha cercato un rapporto plastico con la vita al di fuori di qualsiasi retorica. Succede in questo bellissimo Torso di Giovinetto di Arturo Martini, uno dei grandi scultori italiani del Novecento, che risale al 1928. Martini diceva: la scultura lingua morta, cioè la scultura è lingua morta se rimane sopra il piedistallo in mezzo alla piazza, diventa viva se si fa in realtà pittura della vita. Ecco, questo è un po' il senso di questa schiena che, a guardar bene, è insieme, si potrebbe dire, un paesaggio che è umano e naturale al tempo stesso. Siamo decisamente arrivati al piatto forte che si trova nella collezione di Palazzo Ricci, vale a dire l'insieme delle opere di Luigi Bonicchi, il quale in arte scelse il nome di Scipione. È una raccolta di opere interessanti e importanti nel contesto della produzione appunto di questo maestro, che ebbe una vita troppo breve, in realtà è morto a 29 anni, ma che ha avuto dei momenti di straordinaria intensità, come quelli proprio che si vedono nei dipinti che sono raccolti qui a Palazzo Ricci. La Piovra è un dipinto che risale al 1929, nel quale si compendiano un po' gli elementi di vita e soprattutto di morte, perché Luigi Bonicchi era malato gravemente di tisi e appunto ne sarebbe morto. La poetica è una poetica visionaria, una poetica febbricitante, una poetica espressionista. Alcuni l'hanno anche accostata a una sorta di
barocchismo, si potrebbe dire, riprendendo alcuni caratteri anche del barocco popolare in Roma, ma quello che conta soprattutto è la qualità dell'esperienza interiore di Scipione, che è insieme personale e, come peraltro dicono alcune sue opere, apocalittica, cioè rivela appunto il legame inscindibile fra la vita e la morte. La condizione di malattia, di sofferenza, di patimento, di autentica via crucis si ritrova proprio anche nei disegni di Scipione, disegni bellissimi, sottratto sottile, quelli che ho qui di fronte a me, dove proprio c'è l'idea della flagellazione, quindi l'inizio della Via Crucis. Insieme a Scipione, quella che si può chiamare la scuola romana, ma nella versione detta da Roberto Longhi la scuola di Via Cavour, questa scuola di Via Cavour noi troviamo una sorta di espressionismo, di pittura che cerca di vedere le cose sempre da dentro, questi paesaggi romani appunto di Mario Maffai, o ancora invece questo paesaggio di Antonietta Raffael, che tuttavia è di un tempo un po' successivo, molto successivo in realtà, rispetto agli anni 20-30, soprattutto fine anni 20, che è il tempo migliore in cui troviamo proprio il sodalizio tra Scipione e Maffai in maniera particolare. Nel contesto della scuola romana, versione appunto scuola di Via Cavour, anche un pittore come Orfeo Tamburi, qui presente con un bel paesaggio romano, un cortile romano, propriamente del 1937, dove si vede bene il tentativo di fare vedere Roma, quindi si potrebbe dire anche la storia in un certo senso, attraverso i mutamenti della natura. Sintonia con questa poetica, diciamo, della vita rappresentata dal pittore che abbiamo visto fino adesso, anche uno scultore, cioè Pericle Fazzini, questo gatto che si gratta, che è un po' in un certo qual modo l'applicazione di quell'idea di Arturo Martini che abbiamo visto prima circa la scultura che, per non essere lingua morta, doveva aderire alla vita. Sullo sfondo un'opera invece di pittorica di Emanuele Cavalli, anche lui coinvolto in questo clima romano del 1930, le Parche, ecco, qui ci sono anche degli elementi ironici, dei tre parche che decidono sui destini dell'uomo sono in realtà tre nudi all'interno di un appartamento che parrebbe essere quello di una borghesia. Presenza di prestigio in questo contesto pittorico fra anni ormai 30, inizio anni 40, Renato Guttuso con questo dipinto Case del 1941, dove si apprezzano i colori, ecco, c'è una certa verve, si potrebbe dire, espressionista anche proprio nella resa del vero, anche se qui con un certo equilibrio. Poi tra l'altro il grande pittore siciliano Guttuso appunto cercherà di mettere sempre più in contatto con la realtà fino ad arrivare a una vera e propria poetica realista o poi neorealista. In privato, come in questi amanti del 1931, porta dentro un'amarezza, un senso di lutto che, come abbiamo già detto per il dipinto grande che abbiamo visto prima, le figure composte appunto in maniera monumentale, sembra presentire quello che poi accadrà alla fine di quel decennio, del decennio 30. Mentre il mondo di Mario Sironi sta morendo, il fascismo si disgrega, si schianta nel corso della guerra, della seconda guerra mondiale, un altro mondo sta nascendo. Questo mondo che sta nascendo è rappresentato dalla resistenza, dall'antifascismo, e in maniera particolare da figure come quella di Ernesto Treccani. Nel corso della guerra poi aderirà alla resistenza e, tra l'altro, come pittore appunto si esprimerà in questi canoni, che sono canoni realistici, come questa fucilazione del 1943, che proprio si lega intimamente alla nuova storia italiana che sta prendendo corpo attraverso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Fra gli artisti che avevano fatto parte del gruppo di Corrente, anche Aligi Sassu,
che si vede in un dipinto del 1943, come quello di Trecani che abbiamo appena visto, Combattimento di Cavalieri, nel quale sembra riunirsi in una dimensione tragica e visionaria, ma anche degli elementi della pittura tonale romana di Scipione, appunto, che abbiamo visto, quella visionarietà. Certo, è una metafora di carattere storico, però ci fa capire che la tragedia in corso, siamo nel 1943, è quella che Aligi ha ben presente di fronte a sé. In sintonia con la vicenda di Corrente, con la resistenza e poi con un impegno politico molto serrato dopo la fine della guerra, dopo il 1945, Renato Guttuso viene proprio a proporre una poetica del realismo, una realtà, molto aderenti alla possibilità di vivere in fondo una vita tranquilla. Forse questa tranquillità però, questo paesaggio del 1951, porta dentro di sé delle ombre, delle memorie, questi pomodori, forse quasi sembra di vedere il rosso delle camicie dei garibaldini e poi insieme forse il cuore anche di quelli che hanno dato della resistenza alla vita per la nuova libertà e forse anche il cuore rosso che batteva nel petto di Guttuso, militante comunista e fedele a quella causa. Sempre in omaggio a quel concetto che Francesco Flora faceva presente circa la civiltà del Novecento, della contemporaneità possibile nelle arti, sempre possibile in questo secolo, dopo la Seconda Guerra Mondiale avremo anche la rinascita di un certo linguaggio avanguardistico ispirato dall'astrazione, della quale Osvaldo Licini, di cui avete qui alle mie spalle due opere, è stato un grande maestro fin negli anni 30. Quanto al ritorno ad un linguaggio che si basa su elementi di carattere astratto, troviamo anche opere di Enrico Prampolini, che è stato in realtà in gioventù un futurista e che tra l'altro non ha mai smesso in questa sua verve avanguardistica in Italia, anche nel periodo fra le due guerre, e che dopo la Seconda Guerra Mondiale propone appunto ancora una via che dialoga alla lontana con le sue esperienze appunto di pittore d'avanguardia, futurista, cubista e con molti altri apporti poi nei tempi successivi. Qui siamo all'inizio degli anni 50, 54-55, cioè un anno prima di fatto della morte di Prampolini, che cade nel 1956. È un artista importante perché sembra in un certo senso traghettare lo spirito dell'avanguardia dagli inizi stessi del futurismo fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. Stesso procedimento anche in Giuseppe Capogrossi, in questa superficie del 1957, Capogrossi è stato un pittore figurativo, poi si trasforma in un pittore che sembra farci scendere una sorta di caverna, una sorta di mito di una preistoria che però ha anche dei caratteri meccanici, quindi una specie di strano testa a coda con la macchina che ci riporta anche ai graffiti però che stanno all'inizio della nostra storia, forse agli archetipi che sono in noi. Anche Tancredi, pittore straordinaria qualità, nel 1954 ci fa vedere lo stesso processo. Anche qui vediamo emergere una specie di strana turbina, una specie di discesa del maelstrom, si potrebbe dire, qualcosa che ci rimanda al cubismo, al futurismo e anche alcune strane esperienze di carattere tonale. Questo forse è proprio l'elemento esistenziale tipico degli anni 50. Arriviamo ora alle opere di un autentico classico dell'arte italiana, europea, del XX secolo, cioè Lucio Fontana. Qui lo vediamo in due prove di grande rilievo, qui alla mia destra un concetto spaziale che è del 1958 e qui un altro esempio di linguaggio che è un concetto spaziale, anche se porta come titolo attese, sono i famosi tagli appunto che l'artista produceva sulla tela per intuire e per farci intuire soprattutto un'ulteriore dimensione, una quarta dimensione. Altra fondamentale presenza nel contesto dell'arte italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale è quella di Alberto Burri, presente qui nella collezione di Palazzo Ricci con questa opera, questa composizione del 1954.
artista polimaterico, capace quindi di usare materiali diversi, dando però sempre un'impronta assolutamente personale, misteriosa, anche data da questa lacerazione, che è qualcosa che ci rimanda anche alla guerra stessa. Ricordo che Burri è stato medico proprio al fronte della Seconda Guerra Mondiale, che nella sua opera, anche dove non sembra, si vede in realtà un riflesso della storia. Altra presenza importante è Edgardo Mannucci, scultore, con questa piastra, grande piastra del 1963. Mannucci, che veniva in realtà da esperienze di scultura figurativa periodo precedente alla guerra, sceglie poi, anche in sintonia con l'idea terribile della bomba atomica, quindi della distruzione della materia, di sciogliere la sua scultura in questa dimensione nella quale proprio siamo in un spirito informale, una materia che continuamente perde e conquista se stessa a contatto con la vita e ovviamente con la morte. Pittore veneziano, memore anch'egli delle vicende del Novecento, Emilio Vedova, in questo dipinto del 1951 intitolato Bombardamento a tappeto, sembra riportare proprio nell'ambito della pittura la tragedia della storia, la tragedia di quella storia che la pittura comincia a rendere in modo drammatico dal 1937 con la Guernica di Pablo Picasso, di cui questo è, si potrebbe dire, un ultimo esito, in rapporto anche con una certa rivisitazione del linguaggio futurista e cubista, ma molto legato a sua volta proprio con la storia e con le tragedie della storia. Emilio Tadini, Lucio Del Pezzo, Tano Festa, Gino Marotta, Mario Ceroli, siamo arrivati ad un'arte ormai che sa essere in un tempo e sa di essere soprattutto in un tempo ormai diverso chiaramente da quello degli inizi del Novecento, un tempo in cui l'Italia ormai è diventata un paese industriale, c'è un consumo e un consumismo di massa, e quindi è entrata anche la pop art, seppure naturalmente con delle caratteristiche che sono autoctone a Roma o a Milano o in altre città d'Italia. Ecco, queste sono in un certo senso le opere che chiudono di fatto proprio itinerario del Palazzo Ricci, che ci mostrano un'altra realtà. È tuttavia una realtà che di nuovo ha il problema di misurarsi con la macchina, forse non eroicamente come futuristi, ma metaforicamente con la città della macchina, cioè col mondo delle comunicazioni, e quindi sposa anche il linguaggio delle comunicazioni, il linguaggio della pubblicità, per esempio, o addirittura come in quest'opera di Mario Ceroli, raffigura alcuni divi del cinema italiano come Stefania Sandrelli, proprio ad attestare questo essere dentro il mondo delle comunicazioni. È una sorta di culmine, si potrebbe dire, che noi abbiamo tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, in cui proprio si chiude la visita a questa collezione bellissima di Palazzo Ricci. Abbiamo voluto darvene un'idea, siamo arrivati a una fine che non è una fine. Questa è stata la civiltà del Novecento, di cui Francesco Flora ci ha parlato in quel libro scritto in realtà negli anni 40, ma che proprio precorreva di fatto i tempi, nel senso che insieme sintetizzava ciò che era stato dall'inizio del secolo in poi e quello che poi sarebbe stato naturalmente anche nell'arte, della cultura italiana, lo sviluppo di quei presupposti del primo Novecento, del secondo Novecento. Adesso non manca che la presenza vostra qui a testimoniare che forse queste pillole, le quali abbiamo dovuto darvi almeno il gusto di questo itinerario compreso nelle belle sale del Palazzo Ricci, è arrivato e quindi vi aspettiamo davvero.